Bene, allora, in questa meravigliosa manifestazione Filintrama continua a proporre delle bellissime eventi all'interno di questo programma meraviglioso. E adesso l'abbrivio per il pomeriggio è dato appunto da 700. Questo ricordo e soprattutto evento che celebra Dante, Dante nel 700, e faremo un giro per la città accompagnato dagli artisti della compagnia Inn di Assisi, che declameranno le poesie, anzi i versi di Dante, e avremo modo di vedere il borgo, ma soprattutto scovare negli angoli quegli addetti ai lavori e delle esposizioni di Filintrama, che sono dei pizzi di Merletti, appunto, è dedicata a questo mondo. La compagnia Inn di Assisi è appunto all'interno di un evento che ne ha già fatti tanti altri di questi, quindi la qualità è senza dubbio di altissimo livello, e potremmo seguirli in questo percorso attraverso di 40 minuti circa durante questo percorso all'interno di Panicale. Ma possiamo anche dire che l'evento che è curato dalla Casa degli Artisti di Perugia, ma alle nostre spalle, Francesca, vuole un commento a te, ci sono due disegni fatti rispetto ai 50 che accompagnano sempre questo evento, questa manifestazione, fatte appunto da Mario Sciarra. E questo proprio per dare l'inizio a questa manifestazione, ma questa passeggiata dantesca nel borgo di Panicale. Degli artisti, perché ha accompagnato, no, diverse delle iniziative all'interno, diciamo, di questa manifestazione, e grazie alla compagnia che ci alleggerà con questa iniziativa culturale di grande spessore, che goderemo godendoci anche Panicale. Assolutamente. Appunto dalla preparazione, altre sono sopra alla finestra, ma Tiziana, tu sei un po' la raccontatrice e la presentatrice dell'evento dedicato a 700, ma prima di darti la parola volevo fare un saluto anche da parte di Carla Medici, appunto della Casa degli Artisti, e da Mario Sciarra, l'artista che ha fatto queste meravigliose disegni. Avete già detto un po', ecco, di cosa si tratta questo progetto, che appunto Dante 700 è una nostra pubblicazione che contiene 50 tavole dell'artista Mario Sciarra. Sono tavole a carboncino che nella realtà, appunto, ne vediamo due esempi, come avete detto, sono 70 cm per 100, quindi sono delle grandi tavole che sono tutte contenute appunto in questo libro. E nel libro abbiamo anche il QR code in cui troviamo le musiche del maestro Giulio Castica e dei suoi musicisti,
e le declamazioni della compagnia IN che questa sera sentiremo dal vero, quindi dal vivo con gli attori. Grazie per l'invito, grazie per questa collaborazione. Grazie Carlo, ma sentiamo anche Mario Sciarra. Ok, ah, va benissimo. Innanzitutto buonasera, grazie a Marco. Grazie, non c'era, sì, grazie a tutta l'amministrazione eccetera, e non c'era posto migliore per fare la presentazione, abbiamo detto già prima, posto eccezionale, bellissimo. Ho portato solo due dei disegni, c'è Gerione e c'è Aldo Brandeschi. Aldo Brandeschi era di Gubbio di origine, l'ho messo, ho portato perché fa parte di questa terra. Spero che ci seguirete con entusiasmo. Grazie, buonasera, grazie di nuovo. In questo caso vi condurrà virtualmente, anche se lo stiamo facendo dal vero, ma nella Divina Commedia, perché sono gli interpreti che voi trovate nel QR code che è all'interno del libro. Quindi sono stati girati questi video in costume e poi recitati dagli attori della compagnia IN. E questa sera inizieremo a darvi un piccolo saggio di questo bellissimo percorso di Dante 700. Il percorso sarà fatto da 5 tappe, la prima proprio qui e poi ci saranno altre 3 tappe, l'ultima, la quinta, sarà il ritorno su questa piazza. Ok, bene, quindi faremo questo tour, diciamo così, di Dante, faremo un Dante 700 itinerante per Panicale. Per Panicale, ammirando il borgo e Filintrama. Certo, allora possiamo iniziare se siete pronti. Noi siamo pronti. Espressioni della letteratura mondiale di tutti i tempi e narra in forma di poesia il viaggio fatto da Dante per salvare la propria anima, ma in realtà è un viaggio universale il cui scopo è quello di trasformare l'intera umanità dallo stato di miseria a quello della felicità. Il poema è strutturato in 3 cantiche, la lingua usata è il volgare fiorentino. Walter Betti. Era smarrita, ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Io non so ben ridir com'i vintrai, tant'era pien di sonno, a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi, chi fui al pie d'un colle giunto, laddove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor compunto. Guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco cheta, che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pietà. Personaggio che occupa lo spazio più ampio nella commedia. Dante crea una figura di donna che possiede un'altissima spiritualità e una pierezza terrena. Amanda Petruccioli. Beatrice, che ti faccio andare? Pegno del loco ove tornar di sino. Amor mi mosse che mi fa parlare.
La situazione di quest'anno, no? Per quanto riguarda Dante, è stato celebrato in tanti modi, è stato celebrato in tanti motivi. Qual è stata la vostra scelta? La nostra scelta è stata quella di seguire il libro e ci siamo impegnati per fare per ogni, noi abbiamo fatto 20 tavole, abbiamo rappresentato, e le tavole le abbiamo rappresentate utilizzando un piccolo paese che è ad Assisi, che si chiama Armenzano, più per fare Ulisse e per fare un'altra parte che adesso non ricordo, abbiamo utilizzato a Valtopina di Foligno, c'è cioè un molino, un vecchio molino ad acqua. Ulisse, e abbiamo fatto Ulisse e Caronte. E Caronte. Abbiamo fatto lì. Perciò è stato un bel impegno per noi, ma veramente molto piacevole, perché Dante sappiamo che è nuovo e moderno, forse più di tanti altri che si considerano moderni. Tiziana, allora, chi andremo a sentire adesso? Ma scusa una cosa, qual è il tuo rapporto con Dante quando lo studiavi? Allora, il mio rapporto con Dante era bellissimo, considerando che io vengo da Assisi e quindi ci ha citato nella sua Divina Commedia, e l'ho portato anche agli esami di Stato, quindi ho una formazione di più romantica, e quindi mi è piaciuto tantissimo. Beh, perché è molto affascinante. Annunciaci allora, vieni, sì, passati qua, qui, mettili qua. Sì. Francesca, mentre il tuo rapporto con Dante com'era quando sei lo studio? Assolutamente eccezionale, che è importante, messaggio anche di vita. Bene, sentiamo la seconda tappa allora. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che nulla amato amor perdona, mi prese del costui piacersi forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spense, queste parole da lor ci fuor porte. Allora, abbiamo un altro personaggio sempre, siamo in inferno, quindi abbiamo il Minotauro. Appare nel 12° canto dell'Inferno, è il guardiano del cerchio dei violenti. Nonostante inizialmente cerchi di sbarrare la strada a Dante e Virgilio, quest'ultimo riesce ad allontanarlo. Allora comincia a divincolarsi come un toro. Alessio Brozzi. Alessio Brozzi. Possiamo fare un applauso a Alessio Brozzi proprio per... Il più giovane della compagnia in. Ma adesso ti facciamo declamare questi versi. Partiti, bestia, che questi non viene ammaestrato dalla tua sorella, ma va sì per veder le vostre pene. Qual è quel toro che si slaccia in quella? Ci ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella. Vid'io lo Minotauro far cotale, e quell'accorto gridò: corri al varco, mentre che è in furia è buon che tu ti cale. E sono sincero, voglio diventare un attore. Sto piano piano indirizzandomi verso il posto giusto. Però qua si gode il panorama più bello tra l'Umbria, la Toscana, lago Trasimeno, la Val di Chiana, e fino a sconfinare verso la Miata. Francesca, come l'ultima cosa, gli ultimi due gradini li facciamo, via. Assolutamente faticosi, ma l'ultimo. Allora, avendo questa veramente atmosfera bellissima, 700 sì. Di Dante, Walter Betti, che accogliamo con un applauso, ovviamente. Allora, aspetta, bravo. Allora, Lucifero. Il peccato di Lucifero consisteva nel tradimento, perché osò ribellarsi contro il suo creatore. Per questo Dante lo colloca nell'ultimo canto, il 34° dell'Inferno, ed appare in lontananza come una figura gigantesca. Walter Betti. Com'io divenni allor gelato e fioco, non dimandar, lettor, chi non lo scrivo, però ch'ogni parlar sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Pensa oggi mai per te,
sai, fior d'ingegno, qual io divenni d'uno e d'altro privo. L'imperador del doloroso regno da mezzo il petto uscia fuor della giacca, e più con un gigante io mi convegno, che i giganti non fan con le sue braccia. Vidi oggi mai quell'esser de quel tutto che così fatta parte si confaccia. Bravo. Allora, qui adesso questa casa è famosa, Walter, questa casa è famosa adesso, questa qui, perché se andiamo avanti adesso, ecco, Marco gentilmente ci indica una targa, ed è proprio qui un personaggio che è nato, che ne abbiamo parlato prima, no? Ecco, qui è nato Boldrino, fierissimo condottiero della vittoria, Fausto agli amici e Fausto ai nemici. Addirittura veniva portato in battaglia già da morto per farlo agli altri, per terrorizzare appunto gli avversari. Un po' sarà storia, un po' sarà leggenda, un po' sarà i racconti tramandati. A capire dove inizia una e finisce l'altra è un po' difficile, perché effettivamente sono racconti tramandati di generazione in generazione. Quindi sicuramente c'è del vero che lui è esistito, che è nato a Panicale, che ha fatto delle grandi cose. Poi ci può essere anche tanta leggenda. L'assoluto è Carlo Martello d'Angiò, che dichiara di essere pronto a soddisfare ogni richiesta del poeta. I due si conoscevano di persona e si apprezzavano. Il beato spiega di aver vissuto poco tempo sulla terra e se fosse rimasto più a lungo si sarebbero evitati molti mali. Rinaldo Morosi. Rinaldo. Carlo Martello. Carlo Martello. Canto ottavo. 49-57. Così fatta, mi disse, il mondo m'ebbe giù poco tempo, e se più fosse stato, molto sarà di mal che non sarebbe. La mia letizia mi tien celato, che mi raggia d'intorno e mi nasconde, quasi animal di sua seta fasciato. Assai m'amasti, e avesti ben onde, che s'io fossi giustato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Grazie, bravo, bravissimo, un applauso per te, veramente bravo. Bravo. Rocchiero è definito ministro di Dio ed è incaricato di raccogliere sulla sua barca le anime salve destinate al purgatorio, che dopo la morte si raccolgono alla foce del Tevere. Viene presentato nel secondo canto del purgatorio. Sandro Serangeli. Grazie, Sandro, prego. Vedi che sdegna gli argomenti umani, sì che remo non vuol né altro velo che l'ali sue tra liti si lontani. Vedi come la dritte verso il cielo, trattando l'aere con le eterne penne che non si mutan come mortal pelo. Poi, come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva, perché l'occhio da presso nol sostenne, ma chinai il giuso. E quei sen venne arriva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial norchiero, tal che faria beato pur descritto, e più di 100 spirti entro sediero. Filintrama ci regala un programma spettacolare, denso di appuntamenti, e questa sera ce lo regala con una sfilata di moda. Vivi a colori. Vivi a colori, dove stanno entrando con una testimonianza molto particolare le Pink Ambassador, che accogliamo con un bellissimo applauso. Grazie a tutti e viva le Pink Ambassador. C'è un messaggio molto particolare che è di natura sociale. Vivi a colori è una donna che si identifica in rosa. È quel colore dell'armonia, quel colore della serenità e della nascita. Una donna si identifica in questo colore, anche quando è una guerriera, il rosa è estremamente importante. Una donna diventa una sorella di guerra, quando si fa messaggera e portavoce per le altre. Una donna si rimette in gioco, non cade mai e riparte con molta energia. E questo è quello che questa sera vedremo in questa passerella.
Le donne eroine di tutti i giorni si uniscono in una serata tutta al femminile. Amiche, bambine, ragazze si faranno portavoce sia del colore rosa importante per le Pink Ambassador, sia di tutti i colori insieme, al sostegno di altre donne. Amore per la vita, passione, amicizie e sorrisi saranno i protagonisti di questa serata. La sfilata è coordinata dalla stilista Maggie Style, che accogliamo veramente un grande applauso.